Grazie mille, buongiorno a tutti. Il sole picchia, però voi siete dalla parte giusta, quindi è più sopportabile di là, ma anche da qui, diciamo che è quasi la giornata perfetta. Allora, faccio il giornalista, come è stato detto con molta accuratezza di dettagli, lo faccio da tanti anni, ma mi viene da dire che sono un giornalista con le scarpe sporche, di quelli che camminano, di quelli che si guardano intorno, di quelli che hanno fatto delle scelte. Parlare di bellezza ovviamente apre e dischiude tanti mondi di fronte a me, e la bellezza l'ho incontrata ovviamente tante volte, ma per riuscire a vedere la bellezza, indipendentemente che si sia giornalisti o no, basta avere una predisposizione negli occhi, mi viene da dire. E non è un optional questo, è una cosa che tutti possediamo, bisogna attivarla, bisogna saper vedere molto spesso, ma in un qualsiasi tragitto, ciò che ci circonda, essere sempre attenti. Ma io non sono qui come uno che viene a dispensare consigli, non lo faccio nella mia vita di giornalista, che ha subito una grande modifica. Io ho abbandonato da molti anni un mondo che era semplicemente legato agli indici di ascolto, indipendentemente da quella che poteva essere, voglio dire, una verità giornalistica, una ricostruzione, un'inchiesta. Il mondo del giornalismo oggi, specialmente quello televisivo, è basato su un criterio che fa da guida, uno spartiacque: fare ascolti o non fare ascolti, indipendentemente dal tema che si tratta. Se una cosa fa ascolti, bene. Se non fa ascolti, non funziona. E quindi quel problema, nella scaletta dei problemi che possiamo avere, passa in secondo piano. E io mi sono un po' sottratto, in tema di bellezza giornalistica, a questo schema spietato, perché un telegiornale oggi potrebbe aprire anche con una cartolina, una finestra, dove in Nuova Zelanda quattro vigili del fuoco sono riusciti a liberare un gattino che stava su un albero alto 40 metri. Se si decide che quella è la notizia di apertura, perché fa appunto notizie e fa ascolto, tutto il mondo parlerà di quel gattino. Quindi questa scaletta che parla di cose che accadono nel mondo è sempre condizionata pesantemente dagli ascolti. Gli ascolti sono pesati, sono ovviamente condizionati pesantemente dalle economie, dalle risorse economiche, e quindi purtroppo c'è questo meccanismo che non sempre riesce a mettere le priorità dove dovrebbero stare. Quali sono le priorità? Le priorità sono tantissime. Innanzitutto, qualche miliardo di persone che muore di fame, quella mi sembra una discreta priorità rispetto al gattino sull'albero o rispetto a tante cose che vanno a riempire le prime pagine di giornali, telegiornali, radiogiornali e quanto altro. Ma io cercherò di essere concentrato su il concetto di bellezza e come io l'ho incontrata nella vita, questa bellezza. E l'ho incontrata parecchie volte. Potrei iniziare facendo questo virtuale giro del mondo. Vorrei iniziare partendo dall'Italia, e questa mattina c'è un amico che conosce molto bene questa storia. Io ho avuto modo di seguire una storia su cui ho fatto un documentario, ambientata in uno degli angoli più belli dell'Italia. Questo angolo si chiama Cilento. Molti se lo confondono con il Salento. Il Cilento non ha nulla a che fare col Salento. Il Salento è in Puglia. Il Cilento è scendendo sotto Salerno, si passa, Agropoli, dico bene, e da lì c'è questo angolo d'Italia che ha un grandissimo pregio. È isolato dal resto della campagna e ha un grandissimo difetto. È isolato dal resto della campagna. In questo posto io sono andato a girare un documentario e a condividere
una storia di bellezza, una bellezza che è finita nel sangue, perché esattamente nel 2010, 5 settembre 2010, un sindaco che aveva fatto della bellezza la bandiera della sua vita e che in nome della bellezza e dell'amore, e qua mi viene in mente un collegamento a cui non avevo pensato, perché questo sindaco, che non dico si chiamava, si chiama tuttora Angelo Vassallo, aveva una grandissima matrice francescana, perché le scuole superiori di Angelo le aveva fatte esattamente dai francescani. E il suo, ero andato anche a intervistare, non ricordo il nome, dell'unico francescano che era rimasto in questo convento, che era un po' una sorta di suo amico. Angelo aveva tanti problemi su quel territorio, che ha sempre fatto un po' della legalità un qualcosa, una sorta di optional. Angelo Vassallo aveva, non mi ricordo il nome adesso di questo frate, di questo fratello francescano, era un po' il suo punto di riferimento, andava su e gli raccontava le nefandezze di un mondo strano. Perché portare avanti il concetto di bellezza nella politica, nel giornalismo, non è facile, perché la bellezza molto spesso sposa un'altra parola, ed è amore. Amore per il proprio territorio, amore per la legalità. Non può essere, non può esistere una bellezza sporcata da altre cose. E Angelo Vassallo ha vissuto la sua vita come, a un certo punto, sembra una favola ragazzi, questo sindaco si è reso conto che quell'angolo d'Italia sonnacchioso, impolverato, bellissimo, perché il Signore nel momento in cui ha pensato al Cilento ci ha pensato molto bene, gli ha regalato delle acque cristalline, delle montagne meravigliose, è nata lì la dieta mediterranea. Tu getti per terra una pianta di pomodori e questa terra in cambio ti dà dei pomodori che sono unici al mondo. Getti una rete in mare e puoi tirare su delle cose meravigliose. Guardi il panorama e tu ti senti in pace con te stesso. Beh, tutta questa bellezza, Angelo ha deciso di valorizzarla, di trasformarla in un qualcosa che assomigliasse, anche dal punto di vista turistico, a un qualcosa dove tu vai lì per godere quello che ti passa quel posto. Quindi un turismo non plastificato, un turismo basato sui prodotti locali, sulla qualità del cibo che trovi, sulla qualità dei profumi. Un sindaco che scriveva ordinanze comunali in cui diceva e invitava gli abitanti a mettere fuori dagli sporti gerani, bugambille e quanto altro, perché questi colori e questi profumi si intonavano perfettamente con la bellezza di quel posto. Un'ordinanza comunale così io non l'ho mai letta in vita mia, ragazzi. Mi dicessero, mi avessero detto prima di conoscere la storia di Vassallo, tu leggerai di fronte a migliaia di studenti, mi è capitato tante volte, un'ordinanza comunale, dico, ma sai che rotta di scatole? Quella non è un'ordinanza comunale, quello è un inno alla bellezza. Il 5 settembre 2010 Angelo stava tornando a casa, le sue interminabili giornate di lavoro volte alla bellezza erano veramente interminabili. Angelo è riuscito nella sua terra a convincere tutti gli abitanti di Pollica e di Acciaroli, li ha convinti che la raccolta differenziata era una cosa importante, perché come ci si abitua alla bellezza, ragazzi, molto facilmente ci si abitua anche a tutto ciò che non è bello, allo sporco. E poi vi racconterò il rovescio della medaglia, perché ho passato giornate in posti che si chiamano Secondigliano, che si chiamano Casal di Principe, vi racconterò anche di questo. Beh, Angelo Vassallo quel 5 settembre all'imbrunire, una giornata come questa, bellissima, una giornata di sole, torna a casa, c'è una macchina, è la strada che porta a casa di Angelo in salita, è una casa, la sua, che guarda il mare da sopra, perché lì la costa è subito ripida, c'è il paesino di Acciaroli e poi subito le montagne. Ha trovato una macchina davanti, ferma. Angelo si è pazientemente fermato dietro, ha aspettato che questa macchina andasse via. Non andava via, ha suonato il clacson, ha abbassato a metà il finestrino. Da questa macchina è scesa una,
due persone, non lo sapremo mai. Si sono avvicinati al finestrino di Angelo e prima che Angelo potesse dire per favore spostate questa macchina che sono le 8:30 di sera, non le ha mai dette quelle parole, perché gli hanno sparato 9 colpi di pistola. Una volta che tu decidi di ammazzare una persona ci vai giù pesante, non puoi, ti hanno pagato per farlo bene, non puoi rischiare. Quindi 7 colpi lo hanno raggiunto, 5-6 di questi colpi in maniera precisa lo hanno raggiunto in parti vitali e altri 2 sono finiti sul cruscotto. E Angelo è rimasto con la testa reclinata così, morto, in un lago di sangue, ed è successo quello che non dovrebbe accadere mai in nessuna storia, in nessuna famiglia, in nessun angolo del mondo. Angelina, la moglie si chiama come lui, non l'ho visto arrivare, è uscita, ha iniziato a cercarlo, nulla di che, perché era abituata a questi ritardi di Angelo. Angelo era un sindaco che ascoltava tutti, in primis gli ultimi, e quindi come al solito dice lo avrà inchiodato qualcuno che ha un problema con la fognatura, qualcuno che ha trovato qualche altra cosa, qualcuno che dice sindaco aiutami. Beh, a un certo punto vede la macchina di Angelo, lo vede con la testa reclinata così e ha pensato che Angelo stesse parlando al telefono con qualcuno. Si è avvicinata, gli ha fatto Angelo, si è trovata la mano zuppa di sangue e lì è cambiata per sempre la storia di Acciaroli, la storia di una famiglia, la storia di un paese, la storia di persone che credevano in Angelo Vassallo. E quando tu vai a raccontare queste storie, quando tu sei in questi luoghi, respiri un qualcosa, ragazzi, che è terribilmente in contrasto, perché tu vedi questo posto bellissimo, l'eredità di Angelo, che era uno che si incazzava se buttavi una cicca per terra, ti seguiva, ti bussava sulle spalle, ti diceva perché hai fatto questo? Esistono i posaceneri, ne aveva messi di belli, grandissimi, di terracotta, e ti diceva no, tu la sigaretta la raccogli e la vai a conferire, come dicono gli italiani fighi, correttamente. Angelo per il bello era disposto a qualsiasi cosa, e il bello lui ce l'aveva dentro e lo voleva trasferire. Il bello voleva condire, combattere anche abusivismo, combattere tutta quella illegalità che serpeggiava in questo posto. La risposta, dopo anni di lotta di Angelo, è in quei 9 colpi di pistola. Io ad Acciaroli ho assaporato il bello, ho visto il bello. Poi come mi godevo questo bello, il bello del silenzio. Acciaroli è un posto, pensate che in questo documentario che ho fatto, e ho avuto l'onore di vederlo proiettato al Parlamento europeo, perché molto spesso non si parla bene dell'Italia. Essere andati al Parlamento europeo con Dario Vassallo, il fratello, e con Massimo, l'altro fratello, è stata una grande soddisfazione, ma non come regista. È stata una soddisfazione vedere persone di altri stati che vedevano una storia di legalità, una storia bella, finita purtroppo nel sangue. Oggi, a distanza di 8 anni, ancora, sapete, no? C'è scritto, i giornali liquidano queste cose, così, ucciso da mani ignote. Queste mani fortunatamente sembrano essere meno ignote e sembrano essere più collegate, come disse fin da subito suo fratello Dario, a persone che non ci stavano a questa idea della bellezza collegata alla legalità, non la accettavano. E allora se io penso alla bellezza mi viene in mente, tanto per cominciare, Angelo Vassallo, un uomo che in nome della bellezza, quella profonda, quella vera, quella della sua terra, ci ha rimesso la vita. E sono cose che ti rimangono dentro. Angelo Vassallo ha lasciato un segno che in tante persone è rimasto indelebile su quella terra, per molti no. E qua, ragazzi, vedete, è molto difficile lasciare dei segni che rimangano nel tempo. E quello che ci tengo a dirvi è che siamo molto assuefatti, cioè noi facciamo, avete presente questi schermi piatti? Una volta le televisioni erano bombate, c'era il tubo catodico, adesso questi schermi flat, piatti, appiattiscono anche un po' quello che c'è dietro. Quindi quando il telegiornale parla o un programma parla di un morto, raramente riusciamo a pensare che quella persona è morta. Quando tu invece tocchi con mano queste cose, ragazzi, dico ragazzi perché vi considero tutti ragazzi, sono, spero nessuno si offenda, ma sopra, io ormai sono più vicino ai 60, vicinissimo ai 60, se mi sento chiamare ragazzi è sempre fonte di piacere. Quindi a queste due ragazze qua davanti dico che
c'è questo appiattimento dove... Quanti signora? 90! Allora voi sulla fiducia gli fate un applauso a questa signora che ha 90 anni, è in Piazza Maggiore a sentire parlare di bellezza. Questa è una cosa molto bella che ci è capitata. Vedete la bellezza come capita in ogni angolo. Sono storie che ti cambiano, storie che comunque ti fanno riflettere. E penso a un'altra bellezza, quella che ho incontrato, perché girerò un po' per i continenti. Ho iniziato dall'Italia. E qualche anno fa sono stato a fare un documentario in Brasile e questo documentario, ambientato per gran parte tra le favelas, mi ha portato a scoprire la bellezza in un posto che chiunque di noi potrebbe considerare apparentemente il peggio che possa esistere. Una notte mi avevano detto che alla periferia di questa grande città, dove c'era la grande discarica affollata solamente da avvoltoi, non ci sono i topi perché gli avvoltoi si sono mangiati anche quelli, ci sono questi avvoltoi alti come i nostri tacchini che girano, li chiamano urubù lì. In parole povere, quando arrivo lì mi dicono, in Brasile, mi dicono: guarda, se vuoi toccare veramente il fondo della nostra città devi andare a vedere la discarica, perché lì ci sono delle persone che ci vivono. Ora immaginatevi che solamente avere una discarica a pochi chilometri di casa, da casa, a seconda del vento, fa abbastanza schifo. Oramai è cambiato anche il sistema, voglio dire, tu vedi i gabbiani, una volta erano il simbolo del mare, adesso i gabbiani li trovi a qualsiasi latitudine dove c'è immondizia. Sono diventati animali suburbani come le volpi, i cinghiali. Abbiamo cambiato tanto noi, abbiamo cambiato tanto questo mondo. E allora vado di giorno, convinco il mio angelo custode, perché lì non puoi girare da solo, lì ti possono anche uccidere per rubarti l'infradito. Dico: andiamo a vedere questa discarica. Arriviamo, è stata una grande delusione giornalisticamente, perché non c'era nessuno, a parte un caldo pazzesco, e tu vedevi, avete presente quando c'è questo caldo che vedi le ombre offuscate, vedi questo, non c'era nessuno. Dico: boh, sarà stata una bufala. Torno in città e domando, dico: ma lì non c'era nessuno? Mi hanno detto: ma certo, sei andato di giorno. Guarda che lì la gente di notte vive. Come di notte? Dico: di notte dentro la discarica. Eh sì, perché di giorno ci sono 45 gradi, la notte cala un po' la temperatura e vanno lì. Ci è voluto abbastanza a convincere la mia guida a portarmi di notte in questa discarica, che si ferma esattamente dove iniziava la foresta amazzonica. E mi ha detto più volte: andiamo. Ma i giornalisti, dovete sapere, quello non è coraggio, è adrenalina da lavoro, è curiosità, è voglia di documentare. Il coraggio è un'altra cosa. Molto spesso mi dice: ma sei un giornalista coraggioso. No, non è coraggio, è voglia. È come quando sono andato a fare delle immagini, che ne so, nelle zone del terremoto, passando in zone vietate, perché volevo documentare, avevo visto magari una casa con un particolare che poteva essere significativo, evocativo di quella che era la tragedia, e tu non valuti in quel momento che ti invii e stai trasferendoti dentro, stai passando dentro un vicolo, in una zona dove basterebbe magari una scossa, ti cade una tegola in testa e hai finito. Non è coraggio, ragazzi, il coraggio è altra cosa. Per me non è stato coraggio, è stata voglia di fare il mio lavoro. È diverso, non valuti, non pensi. Se incominci a pensare a tutte le cose che ti possono accadere quando sei in quei luoghi, non lo faresti, ma non ci pensi, vuoi vedere. Torno la sera, seguiamo, ci siamo persi, abbiamo seguito un camion dell'immondizia, a un certo punto lo vediamo, diciamo: seguiamolo, probabilmente ci porterà dove siamo stati oggi. Arriviamo in questa discarica e vediamo delle, avete presente le lucciole, banalissime lucciole, questi puntini. E in mezzo, in una piazza due volte, in un luogo due o tre volte Piazza Maggiore, si vedevano su queste montagne di immondizia delle lucine. A intermittenza, a volte scomparivano, ho scoperto perché, si mettevano a testa in giù e stavano raccogliendo chi la plastica, chi l'alluminio, chi le cose, perché vanno poi a rivenderle. E la guida mi fa: che facciamo? Io ero con l'operatore, dico: che vogliamo fare? Dico: andiamo avanti. Non è che avessimo poi tutta questa voglia di andare a parlare con queste persone, ma si vedevano solo le luci. A un certo punto la nostra guida, che parla brasiliano, scende e dice: vado a sentire.
Dico, mi raccomando, stai attento, illuminiamo coi fanali della macchina finché si poteva, ma a un certo punto è uscito dal cono di luce. E ritorna, fa, dice, guarda che sono tutti ragazzi e sono disposti a parlare. Cristian, l'operatore, tira fuori la camera, sentiamoli. Ci siamo avvicinati, erano ragazzi dell'età vostra, e forse un po' più grandi, universitari, piuttosto che spacciare il crack, piuttosto che fare rapine, piuttosto che darsi all'alcol. Il fenomeno dell'alcol nelle favelas non è un fenomeno, è la regola. Come è la regola a 10-11 anni avere già due figli, ma non sono mica i figli di tuo marito, sono i figli di tuo zio, di tuo padre. Si vive in una promiscuità, ragazzi, credetemi, pazzesca. Le favelas sono un qualcosa che se tu le vedi capisci, ma io potrei stare qui 10 ore a parlarvi di questa cosa, ma non riuscirei a rendervi ben chiara questa cosa. Io lì ho incontrato la bellezza delle persone. Questi ragazzi, con una dignità, a mani nude, qualcuno aveva delle buste tipo quelle della Coop, quindi queste buste di plastica, a mani nude, con una pila legata a volte su un cappellino con lo scotch alla meglio, raccoglievano rifiuti trasformandoli in risorse e la mattina li andavano a vendere nei mercati, chi la plastica, ripeto, chi... E uno di loro mi dice, sai, io facendo questo lavoro la notte mi pago l'università, io con questo lavoro vado avanti e trovo anche il tempo di studiare. E allora lì, guardando negli occhi questi ragazzi, ho scoperto veramente che cosa significhi la bellezza delle persone. Riuscire ad evitare la droga, l'alcol, le rapine, lo spaccio e andare nel posto più schifoso che possa esistere, cacciandovi a calci gli avvoltoi che ti stanno vicino per pagarti l'università. Io sono venuto lì, credetemi, io mi occupo di ambiente da tanti anni e quindi anche di bellezza. Io vi garantisco, ho conosciuto tanti ministri dell'ambiente, tante persone influenti, ma io che mi occupo molto spesso di raccolta differenziata e potrei tornare ad Angelo, che era la sua fissazione, ad Acciaroli la raccolta differenziata, io la più grande lezione su quanto i rifiuti siano in realtà delle risorse l'ho avuta in una discarica puzzolenta di notte in un angolo imprecisato del Brasile. E quella è la bellezza. Nel posto più brutto in assoluto ho trovato la bellezza di persone che mi hanno lasciato un segno, perché è il segno della dignità, il segno del coraggio. E questo era un altro tipo di bellezza, quello di cui ho parlato ora. C'è la bellezza che mi ha trasferito una mia amica che si chiama Agnese. Non la sentivo da tempo, ho parlato questa mattina mentre venivo da Senigallia a Bologna, ho parlato al telefono con Agnese. Agnese è fondamentalmente, questa è una storia pazzesca quella di Agnese, io ho passato tanti anni in Rai, stavo facendo un programma televisivo che si chiama Testimoni, Rai 3, e questo programma prevedeva un faccia a faccia tra me e un ospite che tutte le volte aveva qualcosa di interessante da raccontare. Quindi un programma basico, molto semplice. La segretaria di redazione un giorno mi dice, Luca, cosa ne dici se ti mando la dottoressa Sartori tra 4 puntate? E io dico, chi è la dottoressa Sartori? È un'antropologa, guarda, c'ha delle storie interessanti, ha vissuto per un lungo periodo in Messico, è una grande conoscente del mondo Maya. Dico, guarda, mi interessa, dico, una cosa carina. Arriva il giorno della puntata. Io ero in studio con il regista, gli studi televisivi sono molto asettici, ragazzi. Gli studi televisivi, per farli sembrare veri, sono finti. Quindi è tutta una questione di luci, di posizionamento di camere. Io stavo parlando appunto con il regista, squilla il telefono, quello della regia lì, e vedo la segretaria di produzione che fa, guarda, è arrivata la dottoressa Sartori alla reception. E aspettarla in studio è brutto perché veramente sembra uno studio dentistico, uno studio televisivo, molto asettico. Dico, vabbè, gli vado incontro, scendo le scale, arrivo di fuori e nel piazzale vedo questa donna con le rughe belle che hanno le persone che hanno vissuto.
Come disse Anna Magnani, mi vado a togliere le mie rughe con tutto il tempo che ci ho messo per farmele venire. E lei è la stessa cosa, sono rughe belle, che tu la vedi, dici porca miseria, questa donna ha preso il sole, ha preso il vento, ha preso il mare, ha preso di tutto questa donna nella sua vita per essere così bella dentro. Altra forma di bellezza simile a quella dei ragazzi brasiliani. Mi presento, aveva un gran cappello Agnese, e mi fa: io sono un pochettino stressata perché ho fatto tutto di corsa, mi scusi, lì c'era una aiola bellissima, tutta col praticello all'inglese, tra l'altro il direttore di quella sede era fissato con quel prato. Lei mi fa: ti dispiace, ci diamo del tu se io mi levo le scarpe, sto 5 minuti in mezzo all'aiola perché mi devo ricaricare un po'? Dico, mamma mia, dico, ogni 10 puntate c'è un matto, dico, siamo in media. Dico, assecondiamola. Dico, prego dottoressa, lei si mette in mezzo al prato, lei qua, io dall'altra parte, e parlavamo a distanza. E comincia a dirmi, no, perché tutti con queste scarpe noi abbiamo bisogno di toccare la terra, abbiamo bisogno, guarda che c'è energia, non è che dico una cosa strana, è una cosa di una banalità enorme, bisognerebbe tutti prendere energia dalla terra. E io ho cominciato a dargli ragione come si fa con i matti. Dico, certo, certo. La mia paura è diventata angoscia profonda nel momento in cui lei mi ha detto: ma levati le scarpe e vieni qua anche tu. Dico, se adesso arriva il direttore che tiene l'aiola, mi trova in mezzo a piedi nudi, in mezzo all'aiola con questa qua, dico, io non arrivo neanche a finire la puntata. Dico, no, grazie signora. Sono passati 20 anni da quella intervista che abbiamo fatto dopo e da questo episodio. Agnese è diventata un punto di riferimento della mia vita, una maestra. Adesso era un mese che non la sentivo, questo è strano, l'ho sentita proprio questa mattina. È diventata una maestra di bellezza. Agnese ha una storia alle spalle che non è anche qua descrivibile. È un peccato, lo dicevo questa mattina con gli organizzatori, non poter mostrare delle immagini, perché quello che mi ha consegnato Agnese, siamo diventati amici dopo quella puntata, quello che mi ha consegnato Agnese è un tesoro, uno scatolone così, con dei vecchi, i più giovani non sanno cosa siano i VHS. I VHS erano delle cassette, una volta c'erano solo quelle, che tu mettevi dentro questo strano lettore VHS, con un rumore, era come infornare una pizza, tutto, sentivi questo scatto, poi schiacciavi play, partiva, a volte si incastrava il nastro, e lei mi ha regalato ore e ore di materiale inedito, che si rifà questo materiale alla sua permanenza in mezzo a questo villaggio nel cuore della Selva Lacandona nel sud del Messico. Ma come ci è arrivata questa donna lì? Lui adesso ci darà un po' fastidio con questo allarme, speriamo che lo disabiliti il prima possibile. Grazie, vedete, basta nominare Agnese e tutto accade. E in parole povere succede questa cosa: Agnese, antropologa, docente universitaria, va a fare un viaggio in Messico, un viaggio di piacere, si trova dentro, ma sembra veramente una storia pazzesca, perché sembra Indiana Jones, sembra scritto questo copione. Agnese si trova dentro uno dei più grandi musei di antropologia della storia, che è quello di del mondo, che è quello di Città del Messico, incappa e chiede subito alle guide, dice: io sono un'antropologa italiana, docente universitaria, guarda tutto, dice, posso accedere alla biblioteca? La fanno accedere alla biblioteca chiudendo un occhio, perché in realtà non è aperta ai visitatori, però lei aveva mostrato le sue credenziali. In biblioteca, tra le migliaia di testi, gli capita tra le mani un libricino scritto da un antropologo americano, questo Robert Bruce. E questo Robert Bruce, in questo libricino, descriveva il suo viaggio fatto anni prima nel cuore di questa selva lacandona, dove aveva raggiunto un villaggio non meglio precisato nella cartina. La selva lacandona è come partire da qui e arrivare fino a Piacenza, ma forse anche di più, impenetrabile. E lui dice che in questo villaggio, che si chiamava Naha, aveva trovato gli ultimi depositari della storia Maya. Vestivano tuniche bianche, si facevano chiamare Maya Lacandoni, non avevano mai avuto nessun contatto con la civiltà. Da quel momento per Agnese diventa una missione raggiungere
questo villaggio. Ci mette 3 anni per organizzare questo viaggio. 3 lunghi anni in cui ha studiato i diversi idiomi Maya, perché nei film poi è molto facile, vedi, il cartello c'è scritto 3 anni dopo e vedi lei che parte. Invece, ragazzi, la bellezza della conquista è data dalla fatica. E questo è un altro passaggio importante legato alla bellezza, ragazzi. Io il piatto più buono di carbonara l'ho mangiato 2 mesi fa, no, 1 mese fa, quando mi hanno portato dei pazzi furiosi a scalare una montagna. Io non ho mai scalato, giusto le scale di casa. Arrivato in cima, pensavo di non farcela, siamo tornati giù poi da altre vie. La bellezza della conquista è stato quel piatto di carbonara 3 ore dopo questa avventura, dove a tratti dicevo o vado avanti o vado avanti, indietro non puoi tornare, con le corde, è andata. La bellezza della conquista di Agnese è stata partire dopo 3 anni con il nulla osta di un'università italiana e con quella di Città del Messico e poter raggiungere una città che si chiama Palenque. A Palenque cosa c'è, ragazzi? Palenque è una città quasi tutta di legno, una città mistica, magica. A Palenque finisce il mondo degli umani e inizia la selva lacandona, che equivale a vedere una linea. Noi abbiamo l'azzurro del mare dall'altra parte, se fossimo sulla costa, a Palenque c'è il verde della selva. E da lì in poi non si sa. Lei cerca di chiedere informazioni su questo villaggio di Nahà. Pochi hanno saputo dargliele, fino a quando non trova uno che gli dice «Sì, io so dov'è, ti posso fare da guida, guarda che ci sarà da fare jeep, ci sarà da fare tanta strada a piedi, parliamo di un giorno almeno». E allora lei dice «Quanti soldi vuoi?» E lui gli dice la cifra, pattuiscono una cifra. Lei prima di partire incontra un fotografo statunitense di National Geographic e lei gli dice, ma la sera prima di partire, gli dice «Ah, si conoscono in albergo», e gli dice «Domani parto, vado verso Nahà». Cioè, come ci vai? Dice, ma accompagna Carlos, questa guida ti accompagna questo qui, ma l'hai già pagato? Lei dice, sì, lo pago domani. Non ti venisse in mente di dargli tutti i soldi, dagliene la metà all'andata e la metà quando ti riviene a prendere, perché sennò questo non tornerà mai più. E tu lì, in questo paese, come si chiama? Nahà, ecco, in questo villaggio, rischi di passarci non si sa quanto, perché da Nahà a piedi non potresti mai tornare. Beh, Agnese esegue alla lettera. Il giorno dopo dà metà dei soldi a questo Carlos, che poi si è dimostrato molto, molto onesto, e lui a un certo punto la scarica, arrivano con la jeep, poi proseguono a piedi e quanto altro, in mezzo alla giungla spuntano queste 9 capanne. Per Agnese è stata un'emozione pazzesca, un viaggio nel tempo. Queste 9 capanne, con queste persone con i capelli lunghi, le tuniche bianche, che si muovevano. È una comunità, ognuno faceva le sue cose. E lei capisce di essere entrata dentro la storia. Quelli che ha studiato per 3 anni li vede in carne ed ossa. Sono i Maya Lacandone. Alachuinik si fanno chiamare, che vuol dire The Authentic People. E primo problema, Carlos gli scarica la valigia, si avvia a piedi, poi va a prendere la jeep e lei rimane lì con questi che la guardano. E non è proprio come arrivare a Bologna e andare all'anagrafe e ti vai a registrare. Si avvicinano, trovano, Agnese 3 anni, ripeto, ha studiato gli idiomi Maya, trovano delle parole comuni e la prima domanda che gli fanno questi qua: ma tu da dove arrivi? E perché sei venuta? Due domande non da poco. Ma alla seconda non ci arriva Agnese, si incarta sulla prima, perché lei prende, c'era la sabbia, dice, da dove arrivo? Vagli a spiegare la tratta Bologna-Milano-Malpensa, Milano-Malpensa-Città del Messico, Città del Messico-Palenque con un altro aereo, Palenque e poi con la jeep. Prova a spiegargli. Questi la stavano a sentire, lei con un bastone disegnava il pianeta, poi dice, sono partita da qua. Ah, poi di qua, sì, dicono, va bene, ma quanto ci hai messo a piedi? Perché l'unico strumento di misura che loro avevano sono le giornate a piedi di cammino.
E a un certo punto tutti pensavano che fosse un po' balorda, perché dicono: questa è talmente stupida che non è in grado di dirci neanche quanto ci ha messo a piedi. Non sarà difficile, un giorno, due giorni, un giorno e mezzo. Quanto è camminato? Gli dicevano. Se no, ho camminato, ma ho fatto anche altro. E loro ridevano da matti, perché non riuscivano a capire cosa potesse essere questo altro. Siamo dotati di gambe, non di ruote. Quindi, e quello è stato il primo problema. Da quel momento Agnese si è integrata dentro questa comunità. Si è integrata dentro questa comunità. E adesso parlo di che cos'era la bellezza in questo luogo che si chiama Naha. La bellezza era essere tutt'uno con il mondo circostante. La bellezza era non avere la pretesa di sentirsi dominanti sulla natura. I Maya Lacandoni fanno parte della natura, si sentono facenti parte di, non responsabili di chissà cosa. Si sentono facenti parte della natura, come il vento, come un sasso, come l'acqua, come gli alberi, ed hanno un rispetto pazzesco per tutto quello che ci consente di essere vivi su questo pianeta. Faccio un esempio banalissimo. Una delle prime cose che scopre Agnese è che questi Maya Lacandoni, nel momento in cui sbucciavano un loro frutto, che fosse un mango, una fetta di questo mango, tre quarti se lo mangiavano, una fetta la ridonavano alla terra in segno di rispetto. Tu, mi sembra anche una condizione accettabile. Tu mi hai dato un mango gratis, almeno un pezzetto te lo restituisco. In realtà sapete cosa facevano? Perché poi andavano a gettare questo cibo, quello che loro destinavano alla terra come segno di gratitudine, lo facevano nell'anello perimetrale intorno al piccolo villaggio, dove poi coltivavano ortaggi e quanto altro. Facevano quello che a noi ci spiegano si chiama compost, che è un ammendante misto che nasce dai rifiuti e quanto altro, gli impianti di compostaggio e quanto altro. A noi ci sembra di essere moderni quando si parla di compost. Non facevano nient'altro con questo dono alla terra che concimare e arricchire il loro terreno. Una cosa di una banalità pazzesca. Agnese inizia a capire che i Maya sanno accendere un fuoco in posti dove ci sono stati poi incendi pazzeschi semplicemente guardando il volo delle aquile. In base al volo delle aquile capivano che vento ci sarebbe stato e se era il caso o no di accendere un fuoco, fuochi che servivano per rendere, perché loro hanno una tecnica che si chiama per coltivare di taglia, prima tagliano e poi bruciano e poi questa cenere diventa a sua volta concime, ma lo fanno al momento giusto. Agnese si integra in questa comunità, inizia a farne parte, torna in Italia per la prima volta dopo 3 mesi e l'anno dopo ritorna, ma sempre con una cosa incompiuta. Il sogno di Agnese, mannaggia che non posso farvi vedere la foto di questa persona, il sogno di Agnese era uno solo, a parte la bellezza di vivere lì, andare a pescare con loro in quella che consideravano una laguna magica, e questi sapevano che pesce prendere, che pesce ributtare dentro. Quando coglievano un frutto sapevano quello che era maturo e sapevano lasciare sull'albero quello che ancora non era maturo. Le loro imbarcazioni non le andavano a prendere al salone nautico, sono a imbarcazioni si chiamano monoxile, ricavate da un unico tronco. Il legno per loro era parte dominante della loro vita, il legno era casa, il legno erano strumenti per andare a pesca, il legno erano strumenti per galleggiare, per remare, il legno serviva per accendere fuochi, il legno serviva per qualsiasi cosa. Un rispetto per gli alberi, loro dicevano questa cosa bellissima, i Maya Lacandoni, che ogni stella che tu vedi in cielo è collegata alle radici di un albero, per dire l'importanza. E Agnese acquisisce in questi 3 mesi e negli anni successivi una serie innumerevole di situazioni di vita vissuta, di modi di dire, modi di fare. Altro esempio banale, tanti vi dicono sognate, no? Specialmente ragazzi, ma uno deve sognare sempre. Beh, i Maya facevano questa cosa, avevano questo modo di dire fantastico. Se tu, faccio un esempio, ti costruisci una casetta di legno lì o vai a ultimare il tetto, non ti dicono bravo, hai lavorato bene, ti dicono bravo, hai sognato bene.
Per un semplice motivo, perché tutto nasce da un sogno. Tutto nasce da un sogno. Quindi io ho sognato di migliorare la mia casa, io ho sognato di fare il dentista, io ho sognato di fare il pizzaiolo. Tutto nasce sempre dai sogni, dai pensieri che si accavallano, vanno avanti. E loro usano questa frase per ogni cosa concreta che tu fai in questo mondo pragmatico nostro, no? Stai con i piedi per terra, non sognare. No, invece è tutto un sogno, perché se le cose non le sogni non le avrai mai. Per farla molto breve, ragazzi, Agnese ha un problema, non riesce a intervistare una persona, quella che lei stava più nel cuore. Cianchin Vecchio, il Toil del villaggio, lo sciamano del villaggio, alto così, se lo vedessimo qui in Piazza Maggiore lo porterebbe via la polizia, perché penserebbe che è un ubriaco scappato dalla stazione centrale, arrivato qui, capelli lunghi fino a qui, 107 anni aveva, alto così, tutto storto, con un bastone, tunica bianca, due fessure al posto degli occhi. Io ho queste immagini, spero un giorno, perché poi il destino è strano, sogno di farvele vedere le immagini di Cianchin Vecchio. E lei lo voleva parlare con questo, perché era uno degli ultimi depositari della storia Maya. Per lei intervistare, parlare con Cianchin significava poter incontrare per uno di noi un personaggio della storia. Adesso qui arriva Cavour e gli domani, ma mi racconti com'era quell'Italia di quella volta? Uguale, ma con una profondità forse un pochino diversa. Per farla breve, lei si fermava fuori dalla capanna quando lui tornava dai campi, perché ancora andava a lavorare nei campi, fuori dalla sua capanna, e lui gli passava accanto senza guardarla. E tu allo sciamano non è che gli puoi dire scusi, no, decide lui qual è il momento. Agnese è tornata per 3 anni e ogni volta stava 3 mesi a Naha. Il terzo, e non ha mai, la perseveranza di Agnese e la sua tenacia sono proverbiali, ben lo so. Il terzo anno, un giorno lei è ancora lì, poi tutti gli anni tornava con la paura che lui fosse morto. Aveva 107 anni la prima volta. A 110 anni, a questa veneranda età, quindi signora, ancora le lunga, si prepari, che ancora è lunga, ne vedrà ancora tantissime. Per farla molto breve, questo Cianchin un giorno fa un cenno ad Agnese e gli dice di entrare nella sua capanna, spoglia la capanna, solo terra, lui con la sua tunica, e la prima frase che gli dice, noi che viviamo nell'era, probabilmente qualcuno, mentre io faccio questi nomi, già poteva essere andato su Google, vedere Naha, Maya Lacandoni o quanto altro, il tutto è subito, lui ha parlato a lei dopo 3 anni e la fa sedere davanti a lui, gli fa, adesso ti parlo perché hai saputo aspettare e io non è che posso sprecare le mie parole col primo che capita. Dopo tre anni. E lì lui ha iniziato a raccontargli una serie di cose che hanno cambiato per sempre la vita di Agnese. Lui non aveva mai visto nulla di occidentale. Nato e cresciuto nel cuore della selva lacandona, Cianchin gli dice una cosa semplicissima. Gli dice, vieni fuori, la porta fuori, gli fa vedere i ragazzi, i giovani Maya, che stavano lì con i macete, con i loro capelli lunghi, anche loro, anche se bambini, con queste tuniche bianche, e gli dice, cosa noti di questi ragazzi, i nostri ragazzi? Ma che hanno molta vitalità, gli ha detto Agnese, che sono molto... Sai, c'è dell'altro, vedi che fanno a gara per avere il macete più affilato, vedi che hanno, loro si ungono la pelle olivastra affinché più splende questa pelle, più ti guardano, più sei figo. Cioè, vedi che fanno a gara per essere più visibili possibile. Vedi i maschi come mostrano il petto. Ma lo sai perché? No, perché sono giovani, ancora dentro non si sono formati, hanno bisogno di mostrare quello che sono fuori. Poi cresceranno. Io sono il Toil, sono il capovillaggio, dice, io a Naha, quando passo, la gente abbassa lo sguardo, in segno di rispetto. Se io li saluto, loro mi salutano. Io posseggo una capanna, dormo per terra, mangio 2 o 3 frutti al giorno e mi reggo a questo bastone. Perché da noi, più vai avanti, più cresci interiormente e più non hai bisogno di orpelli, non hai bisogno di niente, non hai bisogno di scarpe alla moda, non hai bisogno dell'iPhone 48, non hai bisogno di niente. Da voi, gli dice, è ben strana la vostra società, lui non sapeva nulla, sia ben chiaro, però era uno sciamano, ma questo è un altro discorso ancora, che non affronteremo oggi. E lui gli dice,
diciamo con questa intuizione, nel vostro angolo di mondo accade il contrario. Nel vostro angolo di mondo, voi più andate avanti e più rimanete come quei ragazzi di fuori, continuate la scalata del possesso senza crescere dentro. Ma sono ben strani questi personaggi che dominano le vostre vite, che avete nell'anima. Ma quelli sono dei demoni, perché il Dio vero, il nostro Dio vero, ci insegna a crescere dentro, non a crescere fuori. E lei ascolta questa cosa e rimane sbigottita per le parole di quest'uomo che non è mai stato in una città e gli dice queste cose, ma gliene dice tante altre che adesso non solo non abbiamo tempo, voglio arrivare al sodo. Agnese scopre la purezza dell'animo umano in quel posto dove uomo e natura sono la stessa cosa. Non c'è nessuna forma di presunzione, non c'è nessuna forma di arroganza nei confronti di ciò che ti circonda. Tu hai questa umiltà e qua come può non venire in mente San Francesco se uno parla di queste cose? E questo dimostra che a qualsiasi latitudine, indipendentemente da ciò che si possa venerare, la verità è sempre una ed è l'amore, il rispetto. E questo Chan-Kin con Agnese crea un rapporto, ci parla quella volta, poi la vede un altro paio di volte, ma poi non è che tu lo potevi stressare troppo. Il terzo anno che Agnese è lì, dopo che ha parlato con Chan-Kin, e arriva adesso al rovescio della medaglia, perché dove c'è bellezza, a volte purtroppo, come nel caso di Angelo, accade quello che non dovrebbe accadere. Arrivano dei signori, tutti sudati, in giacca e cravatta. Questi signori avevano fatto dei carotaggi. Sapete cos'è un carotaggio, ragazzi? Un buco per terra, dove tu vai a vedere cosa c'è sotto. E che cosa avevano trovato a pochi chilometri da Naha, in un posto che si chiama Okotal? Avevano trovato dei giacimenti petroliferi. E allora vanno a contrattare con Chan-Kin vecchio, perché loro sono i proprietari di questa terra, lo sono legalmente, vanno a contrattare l'acquisto di tutta quella parte di selva lacandona dove sotto c'è questo petrolio ed è un giacimento ma veramente di quelli ricchi. Offrono cifre pazzesche. Attenzione, non è che li stanno prendendo in giro, gli offrono cifre pazzesche, come se sotto casa mia trovassero il petrolio e mi dicono: senti, adesso io ti do 5 milioni di euro, tu te ne vai, io gli lascio anche le chiavi della macchina, il gatto, il pappagallo e i due cani che ho, lascio tutto per 5 milioni di euro. Loro neanche ci pensano, Chan-Kin, lì loro hanno tutto, i soldi cosa sono? Dei pezzi di carta, loro lì hanno i loro alberi, i loro riti, i loro luoghi dove vanno a pregare. Di che cosa hanno bisogno? E gli dice: no, io non vendo nulla, non vendo nulla. E tornano più volte per comprare questi terreni, tornano più volte. E una volta Agnese assiste a una scena pazzesca, perché arrivano questi mediatori delle grandi compagnie petrolifere e Chan-Kin li riceve, questa volta con il sorriso, li porta nella sua capanna, loro si siedono a terra impacciati e incominciano, dicono questa volta, ogni uomo, sapete la famosa frase, no? Ogni uomo ha un prezzo. Per Angelo Vassallo non l'hanno mai trovato quel prezzo, mai. Valore inestimabile. Anche Chan-Kin, Agnese per un attimo è titubante, perché Chan-Kin è molto gentile quel giorno. E allora quest'uomo li fa accomodare, questo vecchietto di 110 anni, fa accomodare questi uomini delle compagnie petrolifere e loro gli fanno l'ennesima proposta. E lui gli dice: beh, io ci ho pensato bene, io accetto, ma c'è un problema, che tutta questa cosa, questi alberi, questi ruscelli, anche questo petrolio che io non conosco, ma se è dentro la pancia della terra, sicuramente è una cosa buona, perché sulla terra non è mai nato nulla di cattivo. Il vero problema è un altro, io non posso firmare questi pezzi di carta, con una croce sarebbe stato, ma già bastava, non lo posso firmare perché io ci ho ben pensato, queste cose appartengono a Dio. Dovreste chiedere a lui la firma. Questi hanno capito che l'aveva presa in giro per la 50ª volta e ricorda molto il film Avatar. Quando io ho visto Avatar ho detto: ma questa è la storia di Agnese. Purtroppo cosa accade? Sono tornati con le ruspe, hanno fatto degli espropri, hanno creato dove c'era Okotal il pozzo Okotal, hanno iniziato a distruggere tutto quello che c'era, i coloni erano centinaia, hanno iniziato a piazzare le trivelle
e gli scavi delle trivelle, delle perforazioni, andavano a finire dentro la laguna. Hanno iniziato ad appiccare degli incendi, ma questi scriteriati non sapevano come spegnerli gli incendi, non avevano l'esperienza e anzi più bruciavano e meglio era. E quindi gli animali, l'ecosistema è completamente cambiato. Parliamo di un posto, parliamo di giungla, un ecosistema, quello della selva Lacandona, dove ogni chilometro quadrato ci sono 100 alberi diversi dagli altri. Non hanno ancora monitorato tutte le specie animali che sono presenti. Tutto viene distrutto, ma la cosa più terribile è che in questa distruzione i coloni hanno iniziato a distruggere anche la purezza e la bellezza dei Lacandoni. Come? Con l'alcol, con le parabole, con le televisioni, facendogli vedere la televisione. Inquinare la bellezza di una persona nata nella selva Lacandona, che ha la purezza di un nostro bambino, è facilissimo, perché hanno un'ingenuità che a noi non appartiene più. E quindi alcol, poi dove ci sono centinaia di uomini che devono stare lì mesi, inevitabilmente sono arrivate le prostitute. Insieme alle prostitute è arrivata la malavita. Insieme a questo sono arrivate tante altre cose. E i coloni il giorno lavoravano, poi il sabato e la domenica, che erano i giorni liberi, avevano le prostitute, oppure, cosa bellissima che ti dava adrenalina, andavano a caccia di giaguari. E i giaguari non erano abituati ai colpi di fucile ancora. Era come sparare un fagiano d'allevamento. Ma volete mettere la bellezza di mandare poi la foto, tu col fucile e il piede appoggiato sopra il giaguaro che ha ucciso, la mandavi a casa, così passavi anche da eroe. Hanno distrutto tutto quello che si poteva distruggere. E Agnese, per difendere quella bellezza, ha combattuto strenuamente accanto ai Maya Lacandoni fino all'ultimo, fino a quando i Maya Lacandoni sono scomparsi da lì. Alla fine ne erano rimasti pochissimi. Sono andati a vivere dove? Nelle grandi periferie di Città del Messico. Non hanno più preso neanche i soldi. E che fine hanno fatto? Qualcuno alcolizzato, qualcuno drogato. Poveracci, gente ai margini della società. E Agnese, questa cosa se la porta nel cuore. Lei ha conosciuto la purezza, ha conosciuto la bellezza vera, ma questa bellezza vera è stata annientata. E la cosa bellissima che disse, cioè ho delle immagini mentre ci sono questi incendi, e Agnese che incendi di una foresta, Agnese che si passano dei secchi, lei e questi Lacandoni, cercando di spegnere come con una goccia, voglio dire, un incendio che sta bruciando, voglio dire, una foresta, niente da fare. E Cianchin lo disse ad Agnese, questo è l'inizio della fine, è l'inizio della fine. E gli disse anche, i nostri luoghi di preghiera sacri, dove Agnese era stata messa, dice, prima o poi, dove adesso ci sono i nostri luoghi sacri, verranno persone e verranno solo un ammasso di pietre. Se tu non hai la fede, se tu arrivi da turista in mezzo alla selva Lacandona e vedi quello che resta dei loro templi, è come vedere questa chiesa, dipende come la guardi. Un ammasso di pietre? No, probabilmente altro, no? E allora i Maya Lacandoni non solo non potevano più accedere ai loro templi perché erano diventati zona turistica, ma si dovevano mettere in coda con i turisti per entrare e guardare quello che Cianchin gli aveva detto a suo tempo. Queste persone, questi turisti si facevano le foto senza sapere né la storia, né la sacralità, né la spiritualità che c'era lì. Agnese tutto questo l'ha vissuto in prima persona. E la cosa importante è sapere che questo villaggio che si chiamava Naha è Bologna, è la nostra città, è il luogo dove viviamo, perché ogni posto può fare quella fine. Se uno non si riappropria del concetto di bellezza dei luoghi, non rifà proprio tutto questo. E Agnese è una depositaria. Fortunatamente quelle immagini poi le ho trasformate in file, quindi le abbiamo salvate. E sono immagini che raccontano la storia di una popolazione che viveva nella bellezza, perché erano belli loro. Era bella la loro maniera di rapportarsi, era pura, e ora non esiste più. Come non esiste più
penso a quello che ho visto, un posto meraviglioso, l'ho attraversato in moto per un programma televisivo ed è la stessa storia. E tu attraversi la Monument Valley nello Utah, negli Stati Uniti, è il posto più incredibile, pazzesco che tu possa vedere. Hai 150 chilometri di torrioni di terra rossa sparsi di qua e di là e ci passi in mezzo. E lì la bellezza era quella degli Apache, la bellezza era quella delle tribù indiane che vivevano lì. O dove li vedi adesso? Li vedi confinati esattamente come capita da noi, se vai in certi luoghi alle periferie delle città, dentro delle roulotte, abbandonati, alcolizzati, confinati, esclusi dal grande business che è quello poi di chi arriva lì come turista. Ma tu guardando quei posti avverti una spiritualità che non è comune quando attraversi posti come la Monument Valley. Porca miseria, chi si specchiava qua dentro non poteva che avere una spiritualità altissima. E la stessa cosa vale all'interno della Selva Lacandona. Io ho queste immagini che sono straordinarie. Abbiamo perso la bellezza di tutte queste cose, la bellezza del silenzio, la bellezza di sapersi orientare, di sfruttare di più. Vi faccio quest'ultimo esempio, poi penso che siamo quasi in chiusura, dovremmo essere, e torno per un attimo ad Agnese. Un giorno Agnese, il primo anno che era lì, era diventata così, e gli avevano affidato un bambino, che lui si era legato molto a lei, bambino alto così, carino, aveva 2 anni, piccolino, e lei se lo portava dietro, a lui gli piaceva questa donna bionda, strana, completamente diversa da lui. E un giorno Agnese se lo porta dietro fino a questa laguna magica. Arriva in questa laguna magica, Agnese, magica per i Maya Lacandoni, bellissima, con queste acque trasparenti, e sta lì, fa delle foto, e poi decide di tornare indietro. Allora, la Selva Lacandona è giungla. Giungla significa che c'è questo clima caldo-umido dove tu hai 3 strati. Un primo strato che è quello di erba alta così, dove in mezzo ci può essere di tutto. E non si sa per quale motivo a questi Maya che girano a piedi nudi, non li morde un serpente, non c'è un... vivono tranquillamente. Noi non ci metteremo neanche con gli stivaloni fino a qui, cammineremo in mezzo a quest'erba dove avanti con il macete, perché come piove, caldo umido, poi rispunta il sole, in un attimo, ma l'erba cresce a vista d'occhio, cioè parliamo di giungla. Lei si trova con questo bambino, fa delle foto alla laguna, poi fa 2 o 3 volte il giro su se stessa e immediatamente la Selva Lacandona diventa tutto uguale. Non esiste più neanche alto e basso, perché sopra c'è uno strato a 30 metri di alberi che raramente fanno filtrare la luce del sole, ed è lo strato su cui stanno i sopravvissuti, i pappagalli, le scimmie urlatrici, tutti quegli animali che se provano a mettere piede a terra vengono subito sbranati da pantere e tutto quello che c'è. E la giungla c'ha tutti i suoi equilibri. Agnese si perde, e quando tu ti perdi in un posto che è dall'altra parte del mondo, che è grande più o meno come l'Umbria, incomincia ad avere anche un po' di paura. Questo bambino, lei non vuole trasferirgli la paura perché ha anche la responsabilità da crescere la sua angoscia di questo bambino. Lui incomincia a tirarla per i pantaloni che c'ha Agnese e lei gli fa stai calmo che adesso... E lui gli faceva no, e continuava a tirare, cosa c'è? E lui gli facendo di voler salire sulle spalle. Allora lei si mette, lei docente universitaria, antropologa, donna erudita, si mette questo bambino sulle spalle e lui con il dito è diventato il suo maestro. Noi abbiamo il navigatore, lei ha avuto questo bambino, aveva un senso dell'orientamento questo bambino, 2 anni, infernale, cioè lui gli faceva così con il dito come un rabdomante, nel giro di un'ora l'ha riportata al villaggio, ma lui tranquillissimo, di qua, di là. Ecco, queste cose bellissime noi le abbiamo un po' perse e ogni tanto bisognerebbe cercare di riacquistarle. E questi sono solamente alcuni, ecco, diciamo, dei momenti in cui ho avuto modo di imbattermi nella bellezza, ma anche nella stupidità dell'uomo, perché come diceva Chankin, io non sono preoccupato dal petrolio. Se il petrolio è sottoterra e fa parte di questo pianeta,
Benissimo, sono preoccupato dagli sguardi di quelle persone. Sono sguardi stupidi di persone avide. Mi mettono paura loro, non il petrolio che è sottoterra. Grazie mille. Grazie. Spero di non essere stato troppo lungo. Non so se ci sono domande.